appassionati di business, soprattutto di Business 24, la TV del lavoro. Ci ritroviamo come ogni lunedì e mercoledì a Top Secret su Sky Canale 821 con gli imprenditori che arrivano da tutte le parti d'Italia e vengono qui a raccontarci le loro aziende. Questa sera siamo nel settore dell'informatica con una azienda che fornisce delle soluzioni tecnologiche per il fashion luxury. Con noi, e gli do subito il benvenuto, c'è il dottor Arcangelo D'Onofrio, buonasera. Buonasera. CEO e founder dell'azienda che si chiama Temera. Siamo nel Mugello, sì. E precisamente Scarperia e San Piero, provincia, sì, di Firenze, sì. Quindi in Toscana, sì. Una regione dove le aziende sono in primo piano, e soprattutto la sua, perché insomma è un settore specifico, particolare. La storia di Temera, visto che lei è un fondatore. Sì, la storia di Temera nasce da una idea che avevo maturato negli anni in cui ho lavorato presso le aziende, alcune aziende anche di moda, è stata concretizzata nel 2009, quindi un periodo diciamo non ottimale per la partenza, post crisi Lehman Brothers eccetera, però appunto tanta era la passione e la voglia di mettere a frutto le competenze che avevo maturato in queste aziende, ed è nata con l'idea di fornire delle soluzioni innovative per ottimizzare i processi, alcuni processi di queste aziende che inizialmente erano la parte produttiva, la parte logistica e processi anche di controllo e verifica dell'anticontraffazione e del mercato parallelo. Quindi questa era un po', ecco, quindi voi avete un particolare intento, appunto, che è quello di rivolgersi, vista questa sua militanza pre-Temera nel settore della fashion luxury, ecco, quindi un intento che è quello appunto di rapportarsi a un certo tipo di mercato, sì, di riferimento. Con che tipo di prodotto? Parliamo del vostro prodotto. Sì, il mercato di riferimento è assolutamente quello del fashion e luxury, soprattutto lavoriamo sull'alta gamma. Con che cosa? Diciamo che è una serie di proposizioni. Sicuramente al centro della nostra proposta c'è una piattaforma software che gestisce questa tecnologia, si chiama appunto RFID all'interno dell'IoT, dell'Internet of Things, e però diciamo cerchiamo di offrire ai nostri clienti questo mix di tecnologia, piattaforma software e competenza sui processi, conoscenza dei processi, in modo tale da garantirgli diciamo il risultato che noi vorremmo diciamo appunto vorremmo ottenere, ecco, in, certo, questo senso. A questo proposito, visto che è un settore particolare, specifico, quali sono le differenze con i competitor? Cosa fate per distinguervi? Ci distinguiamo appunto per la profonda conoscenza del settore. Questo è diciamo, l'elemento un po' distintivo, per la capacità di essere sempre un po' un passo avanti anche a livello tecnologico, e perché la nostra azienda e noi siamo nati un po', forse, lo dico senza presunzione, nel cuore della produzione del lusso europeo. Quindi il distretto fiorentino, con l'abilità dei pellettieri, la creatività, brand famosi che non possiamo mai citare, ma che conoscono tutti, e anche diciamo questa capacità di vedere il bello dovunque ci giriamo. La Toscana, diciamo, è un cuore pulsante della produzione, infatti, della moda. Della produzione della moda, sì. È, e quindi questo è sicuramente un elemento distintivo. A noi ci piace dire, noi siamo dove sono i nostri clienti. E quindi ecco, questa serie di valori, di cose ci rendono forse un po' unici o differenti, diciamo così. Bene. Torniamo all'IoT, perché è un acronimo che sentiamo, sì, nominare spesso. Spieghiamolo meglio. Sì. Internet of Things. Internet of Things vuol dire l'utilizzo della rete per connettere degli elementi, e nel nostro caso in particolare attraverso la tecnologia RFID, quindi noi utilizziamo dei chip passivi che vengono inseriti all'interno dei prodotti, che hanno la capacità di essere letti da dei dispositivi senza essere visti.
E quindi noi cerchiamo attraverso questi sensori di connettere la filiera. Per chi non la conosce, la filiera del lusso in particolare è una filiera molto complessa, dove ci sono delle fabbriche artigianali, quindi è un ossimoro, però è così, dove ci sono degli artigiani che producono per i brand attraverso l'utilizzo dell'artigianalità, la manualità, la competenza, e che noi cerchiamo di connettere alla logistica, alla distribuzione, al retail. Ecco perché l'Internet of Things mette in contatto Internet con oggetti e luoghi concreti. Perfetto, esattamente questo. Questo è l'ha spiegato benissimo, molto il modo bene. Più chiaro per spiegarlo. Certo. Strategie per la crisi. Strategie per la crisi. Voi come Temera, in quanto anche temerari, infatti c'è una radice. È nel nome, diciamo, nel nome, è la strategia. La strategia. La temerarietà che contraddistingue noi, tutti i nostri ragazzi. Noi cerchiamo di liberare la creatività, di essere un passo avanti al mercato e di cercare di offrire delle soluzioni che possono sembrare temerarie, forse disruptive come va di moda dire adesso, ma che in realtà almeno fino ad oggi si sono rivelate quelle corrette per risolvere alcuni problemi che questa filiera ha e che vuole gestire. Hanno funzionato? Per adesso sì, e ecco, speriamo che continui. I punti di forza quindi di Temera? Appunto, quali sono, se potessimo elencarli? Sì, sono la capacità di pensare un po' avanti, di essere temerari, per l'appunto, la passione che tutti i ragazzi, i miei colleghi, il management, gli sviluppatori, tutte le persone che lavorano per noi ci mettono, e anche perché abbiamo cercato di creare un ambiente, diciamo, che potesse liberare questa creatività. E anche, diciamo, forse anche la capacità di far accadere alcune cose, quindi di essere testardi fino in fondo e di andare anche forse un pochino contro quelle sono le convenzioni o le soluzioni del momento. E sono fondamentali la collaborazione, la creatività, sì, la crescita e tutto ciò serve, sì, appunto a trovare soluzioni competitive. Sì, noi abbiamo cercato anche di creare all'interno della nostra sede un ambiente piacevole, abbiamo il bar, il ristorante, eccetera, proprio perché le persone si debbano sentire libere, diciamo, di creare, e noi cerchiamo di mettere tutto il possibile a disposizione per favorire questa creatività, questa passione, questo ambiente collaborativo. Stando insieme in un certo, sì, modo si è per forza di cose più creativi. Assolutamente. E nascono le idee parlando e poi anche l'età media è molto bassa. E questa è un po' la vostra filosofia. Sì, questa è la filosofia nostra. Sì. Bene, a questo punto direi che tutte queste idee che avete sviluppato in questi anni, partendo dal 2009, sì, queste idee si sono rivelate delle idee giuste, delle idee che vi hanno portato a un certo, sì, livello, quindi a un certo successo. Idee, sì, temerarie, sì, senz'altro, sì, questo lo vogliamo, sì, dire, perché veramente è poi il vostro stesso nome, in qualche modo, a darvi la carica per, sì, accettare anche delle sfide, sì, che ogni giorno ovviamente si presentano. In tutti questi anni, quindi anche nella sua esperienza in quanto fondatore e in quanto anche CEO, che cosa secondo lei ha determinato il successo e quindi il fatto di posizionarsi in un certo modo nel mercato? Inizialmente sicuramente la testardaggine di voler lavorare solo su una nicchia. Questo ci ha consentito di essere specializzati, di crearci un piccolo brand all'interno di un mondo che è molto difficile, internazionale, e quindi questo è sicuramente uno degli elementi. Appunto, poi il secondo elemento è la passione, e il terzo elemento è anche un po' la voglia di sprovincializzarci, quindi di utilizzare il nostro territorio come elemento di apertura, e questo ci ha fatto raggiungere i risultati di oggi, che per noi sono straordinari.
perché comunque in 10 anni alla fine siamo sempre cresciuti il 30-35% l'anno e l'anno, nel 2019 abbiamo chiuso a circa 16 milioni e mezzo di euro di fatturato, che lavorando solo in una nicchia per noi è, insomma, è un risultato. E questo come imprenditore lo dice anche a voce alta, nel senso che aver scelto una nicchia e quindi specializzarsi in un certo tipo di prodotto, sì, in qualche modo ha dato un risultato. Sì, importante, insomma, è stato uno dei segreti del successo. Sì, secondo me sì, e lo testimonia il fatto anche quando siamo partiti avevamo molti competitor che volevano provare a utilizzare questa tecnologia in maniera un po' più generalista e che di fatto sono un po' spariti. E invece il fatto di aver lavorato su questa nicchia ha pagato. Siamo stati anche fortunati, il mercato del lusso è un mercato anticiclico, la fortuna è uno dei segreti del successo di tutto, una parte del segreto. Quindi io, però ecco, diciamo anche un po' la testardaggine di aver voluto proprio perseguire l'obiettivo all'interno di un mercato specifico. Il mercato del lusso è oggi ancora un mercato in ascesa, in salita? Sì, diciamo che è stato in ascesa sicuramente fino all'accadimento della pandemia. Oggi sta scontando, forse oggi in questo momento, forse anche più di altri mercati, perché l'internazionalizzazione, la perdita del travel retail ha assestato un brutto colpo. Però la voglia di tornare a comprare cose belle, artigianali, fatte con cura e passione in Italia, secondo me comunque farà in modo da farlo, come dire, ricrescere, farlo, far aumentare il volume in maniera più veloce di altri, secondo me. Quindi questa stasi, questo periodo di fermo, sì, in qualche modo può anche aver... Sì, secondo me ci sarà un fenomeno... Stimolato appunto le persone all'acquisto delle cose belle, come diceva lei, fatte in Italia, del made in Italy, secondo me che è fondamentale. Stimolerà, sì. Diciamo che... Io penso, e anche gli analisti ci fanno vedere, che questa è una stasi temporanea. A noi ha dato la possibilità di lavorare ancora maggiormente, un più tempo, a idee nuove che stiamo proponendo e che proporremo sul mercato e che spero i nostri clienti continueranno ad apprezzare. Quindi non vi siete fermati? Assolutamente no. Anzi, avete elaborato nuove idee. Che comunque era una modalità con cui operavamo anche prima. E quindi abbiamo approfittato di questo tempo e della solidità che avevamo accumulato in questi anni per investire sul prodotto, sulle idee, insomma. Ecco, cosa c'è nel futuro di Temera? Nel futuro di Temera... Investimenti? Sì, ci sono investimenti che non abbiamo mai smesso di fare. Cosa investite di più? Noi investiamo in ricerca e sviluppo, investiamo in... comunicazione, investiamo in internazionalizzazione, quindi i nostri prossimi obiettivi sono allargarci, ad andare a coprire altri paesi. Oggi abbiamo del presidio in Italia, in Francia e in UK, vorremmo andare negli Stati Uniti e in Asia Pacific, dove siamo già presenti con dei partnership, ma vorremmo essere presenti direttamente. E poi ricerca e sviluppo e idee, coltivazione di idee innovative ancora, insomma. E soprattutto sviluppare l'IoT nel settore del lusso, sì, che è un po' sì, il vostro sì, core business. Il nostro core business è quello e vorremmo continuare ad avere a metterlo ancora più al centro del nostro lavoro quotidiano e ancora ad utilizzare forse sensori diversi in futuro per andare a arricchire questo approccio tecnologico, appunto l'Internet of Things. Il vostro mercato è un mercato soltanto italiano? No, allora noi lavoriamo appunto in Italia, in Francia, in Inghilterra, con clienti che hanno gli headquarters in questi paesi. Poi lavoriamo con i brand internazionali, ecco, quindi comunque hanno il vostro lavoro internazionali. I nostri ragazzi per il 50% del suo tempo sono in giro per il mondo a installare i nostri sistemi, a vedere come lavorano i nostri clienti. Noi tutti gli anni, diciamo, facciamo e partecipiamo a iniziative internazionali e questo è anche un po' un altro dei segreti, un po' forse, del nostro successo, sì. Quante persone lavorano in azienda? 70 persone dirette, una ventina di collaboratori. Quindi la base è
Firenze, sì, la zona del Mugello, Mugello, come abbiamo detto, sì, che quindi è anche un posto abbastanza tranquillo, insomma, sì, dove, sì, dove è facile. Siamo anche stati a Firenze fino a siamo come nati. Come avete scelto questa allora, zona? Siamo nati nel Mugello perché vabbè, io vengo da lì, e quindi, però siamo nati nel Mugello. Poi dopo 2 anni ci siamo trasferiti a Firenze perché avevamo effettivamente bisogno di ragazzi laureati, eccetera, e dopo 6 anni siamo tornati nel Mugello, non abbiamo perso un collaboratore, e quindi siamo soddisfatti perché avevamo bisogno di più spazio, da un ambiente un po' più tranquillo, e di creare anche un ufficio che avesse appunto più spazio per che non fosse solo dedicato al lavoro, ma anche alla ricreazione dei nostri ragazzi, eccetera. Quindi siamo tornati lì, ecco. Diceva che è molto importante per voi anche la comunicazione. Sì. Perché va comunicato, così come siamo qui adesso per raccontare, sì, Temera. La comunicazione come avviene? Sì, noi abbiamo bisogno di comunicare perché è già difficile capire quello che facciamo per noi. Quindi figuriamoci per i nostri clienti. La comunicazione avviene diciamo attraverso 3 stream principali. Una è la partecipazione ad eventi internazionali, NRF, New York, eventi. Organizziamo degli eventi per i nostri clienti in Italia e all'estero. Quindi attraverso contatto fisico. Poi invece attraverso tutta la comunicazione istituzionale del nostro marketing, quindi siti web e tutto ciò che è comunicazione, partecipazione a trasmissioni e quant'altro, e poi anche invece comunichiamo andando a parlare direttamente con i nostri clienti, cercando di trovare dei momenti di networking, cercando di creare degli eventi che siano momenti networking per i nostri clienti. Quindi mettiamo soprattutto 2, che uno è il nostro evento principale, dove tutti gli anni a giugno nel Mugello, nella cornice del Mugello, vicino all'autodromo, eccetera, portiamo circa 300. Quindi li fate venire, sì, direttamente da clienti, voi? Li ospitiamo per 2 giorni. Da tutto il mondo? Li ospitiamo per 2 giorni, senza volerli vendere in quello che facciamo, a cercare di capire quello che loro si aspettano. E poi invece anche dei momenti più, diciamo, selettivi di networking a Milano, a New York, 3 l'anno, e a Firenze, in cui 20, 30, 40 clienti, nostri clienti proprio, storici, istituzionali parlano fra di loro per cercare di capire le tendenze tecnologiche dell'Internet of Things. Quindi per voi che utilizzate questa piattaforma software estremamente, sì, innovativa, sofisticata anche, e destinata a un certo tipo di settore, è importante comunque comunicare, ci ha raccontato anche i modi che sono effettivamente vari, sì, e insomma che in qualche modo riescono a darvi visibilità e anche accoglienza, perché mi sembra di capire che c'è accoglienza, c'è bisogno, ecco, di questo scambio anche fisico, sì, c'è bisogno di contaminarsi, questo contatto, sì, e questo contaminarsi, sì, ci si contamina anche con le idee poi alla fine, ecco, perché poi mi immagino che in questi eventi, in questi incontri, è da lì che poi nascono anche le idee nuove per il futuro. E poi noi ci stiamo allargando anche a far percepire, a far controllare direttamente dal cliente finale se il prodotto è autentico o non è autentico, e quindi abbiamo bisogno assolutamente di comunicare quello che facciamo. La nostra piattaforma si chiama Styleware, perché, come dire, è una piattaforma che parte dalla gestione delle materie prime, quindi tutto il tema della sostenibilità, che è un tema molto, come dire, molto sensibile per i millennials, per la generazione Z, e controllo delle materie prime, controllo della produzione, filiera logistica, fino alla certificazione del prodotto tecnico. Bene, molto interessante, e soprattutto io le auguro un buon rientro in quel, grazie, del Mugello. Sì. E ringrazio il dottor D'Onofrio Arcangelo di Temera, sì, che ci ha parlato appunto della sua attività in quanto CEO e in quanto founder. E grazie per essere stato qui con noi a Top Secret. Io do appuntamento ai nostri telespettatori per un'altra puntata di Top Secret, sempre su Sky canale 821. Il lunedì e il mercoledì, per parlare di imprese, per parlare con gli imprenditori direttamente, perché sono loro a raccontarci la loro azienda, il loro know-how e le loro esperienze. Vi ricordo che le migliori puntate di Top Secret le potete seguire sul canale
di Business 24 sul nostro canale YouTube oppure sul sito di Business 24 e vi do appuntamento come tutte le sere qui su Sky 821 con Business 24, la TV del lavoro. Grazie per averci seguito, buonasera.